Gli auditi in collegamento ai colleghi sia in commissione che appunto da remoto. Nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1419 in materia di tutela dei lavoratori dalle maculopatie sono previste le audizioni informali in videoconferenza di rappresentanti di INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Comunico che per lo svolgimento delle audizioni è stata chiesta la pubblicità dei lavori con l'attivazione dell'impianto audiovisivo sui canali Web TV 3 e YouTube 3 del Senato. Ha la parola il dottor Patrizio Rossi, capo della sovrintendenza medica dell'INAIL. Prego, dottore. Buongiorno, signor Presidente, saluto lei e tutti i componenti della Commissione. Le chiedo la possibilità per una maggiore chiarezza dell'intervento di poter condividere in schermo delle slide, pochissime slide. Posso? Provi pure. Non so se riesco a Si vede condividere benissimo. tutto, perfetto. Allora, eccoci qua, buongiorno ancora di nuovo. Benissimo, il disegno di legge attiene essenzialmente alla tutela dei lavoratori come affetti da maculopatie. In realtà poi le maculopatie è un grande capitolo della patologia visiva per la quale vi sono diverse forme. In questa circostanza se ne individuano le due principali, quella una maculopatia che deriva da un'alterazione miopica dell'occhio che quindi con il tempo determina questa patologia a carico di questa sezione particolare della retina, cioè la macula. E quella senile. Ovviamente l'interesse suscitato dalla patologia è un interesse del tutto giustificato, mi permetto di dire, perché in realtà, come riporto da dati ormai noti internazionali ma anche nazionali, la maculopatia costituisce, soprattutto nella popolazione superiore ai 50 anni o ai 55 anni, la principale causa di cecità per questa popolazione. Quindi ogni interesse e soprattutto l'interesse prevenzionale che il disegno di legge vuole diciamo, raggiungere è un interesse diciamo, lecito e importante. Ho provato proprio nell'auspicio di poter essere di aiuto a verificare se i lavoratori, in particolar modo quelli addetti ai videoterminali, siano affetti da questa patologia o sia questa patologia correlabile con il lavoro. Una ricognizione delle evidenze scientifiche, anche le più recenti, pur non conclusive, però sono orientate chiaramente ad escludere un nesso causale tra un'adibizione al videoterminale del lavoratore e lo sviluppo, è meglio la determinazione, la causazione della maculopatia. Quindi anche tutta la medicina del lavoro italiana e anche la medicina legale ha chiaramente diciamo, dimostrato, documentato e comunque è ben orientata in tal senso nell'escludere un rapporto, una correlazione tra l'attività di lavoro al videoterminale e lo sviluppo di una maculopatia degenerativa di natura miopica e tantomeno quella senile, sono le due forme che il disegno di legge riporta, e l'adibizione al lavoro. Per far questo, il contributo principale da parte dell'Istituto è quello di una ricognizione in tema di malattie professionali. Ecco, allora abbiamo esaminato le malattie professionali attinenti al segmento apparato visivo, alla funzione apparato visivo, riconosciute come tali dall'INAIL. Abbiamo studiato proprio nel dettaglio, vista la specificità, perché un conto è l'apparato visivo, un conto è la macula, e quindi abbiamo studiato tutte le 38 patologie professionali che sono state riconosciute come tali dall'INAIL. E devo dire che nessuna di queste patologie professionali ha interessato la retina in generale e tantomeno la macula, che è il segmento specifico che ci interessa, il segmento retinio specifico.
La grandissima maggioranza di queste malattie professionali sono invece riconducibili alla cataratta e non quindi alla maculopatia. Ma soprattutto entrando nelle cartelle cliniche con i colleghi medici della sovrintendenza abbiamo potuto verificare che nessuno dei malati professionali per i quali l'istituto ha riconosciuto questa malattia, i 38 casi, era un lavoratore adibito al video terminale. Ecco, quindi ovviamente anche per quanto attiene allo studio della retina e della macula in particolare, le attività di sorveglianza sanitaria prevedono, e abbiamo studiato anche in questo caso le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, prevedono uno studio della retina, la possibilità di studiare la retina e quindi di intercettare questa patologia attraverso il fundus oculi, che è un'attività che può essere svolta durante l'accertamento ausiliare che è svolto dall'oculista, ausiliare dell'attività del medico competente. Ma in effetti poi questo tipo di accertamento non viene svolto. Perché? Perché è un accertamento che pone delle grandi criticità. Le criticità, mi permetto di ricordarne solo alcune, possono essere ravvisate sia nella necessità di dover somministrare delle gocce midriatiche, che quindi è una procedura invasiva per la quale è richiesto il consenso del paziente e che spesso non viene concesso, ma soprattutto perché nell'ambito della sorveglianza sanitaria le visite oculistiche vengono svolte in orario di lavoro e svolgendo in orario di lavoro e somministrando delle gocce e determinando una midriasi, vi è una concreta incapacità, anche per prudenza e per evitare dei maggior danni, di impedimento a riprendere l'attività del lavoro nella immediatezza e sicuramente non certo nelle prime 2 ore, ma anche a muoversi dal luogo dove è stato effettuato questo accertamento nell'immediatezza dell'accertamento medesimo. Tutte queste criticità fanno sì che in realtà non viene svolto l'esame del fondo oculare, quindi non viene studiata la patologia maculare, non viene intercettata in epoca tempestiva, come invece sarebbe buona regola fare per poter evitare aggravamenti, anche aggravamenti nei pazienti, o meglio nei lavoratori che sono adibiti ai video terminali. Nell'articolo 2, se non vado errato, del disegno di legge, peraltro, giustamente si rinvia agli accertamenti da svolgersi presso delle strutture specializzate, ma si parla anche di accertamento invalidante e qui entriamo nell'ambito del secondo aspetto che abbiamo affrontato, che è quello dell'inserimento all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Ecco, come funziona? Se fosse riconosciuta come malattia professionale, una maculopatia, come per tutti i malati professionali e come per tutti gli esiti degli infortuni sul lavoro, il medico INAIL in realtà rilascia, valuta il grado invalidante, ecco la condizione invalidante che pure la legge richiama, se non vado errato, all'articolo 3 del disegno di legge, perdonatemi, però poi dopo rilascia una attestazione attraverso la quale il lavoratore infortunato o malato professionale è esentato dalla partecipazione al pagamento del ticket, perché anche per le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali può essere previsto un ticket. Quindi, se fosse riconosciuta come malattia professionale, il medico INAIL accerterebbe la condizione invalidante derivante da questo. Da questa maculopatia anche l'1% sarebbe utile, quindi praticamente per tutte le malattie professionali rilascia un'attestazione e il lavoratore non sarebbe onerato di alcunché per poter svolgere questo tipo di accertamenti di intercettazione della maculopatia. Per la maculopatia che interessa invece la comunità generale, quindi il popolo, la malattia comunitaria, questo tipo di attestazione non è previsto perché lo è soltanto per la tutela privilegiata degli infortunati e dei tecnopatici.
A mio avviso, e secondo quanto però emerge dalle evidenze di letteratura per un verso, dalle esigenze di maggiore tutela e soprattutto per la gravità che la patologia indubitabilmente comporta per l'apparato visivo, per l'acuità visiva e per la cecità che pure può svilupparsi all'esito di una malattia avanzata, oltremodo utile che vi possa essere una strategia di prevenzione basata sull'esame del fondo oculare, se non addirittura su altri esami strumentali tipo l'OTC, che possono intercettare precocemente questa malattia e quindi possono far mettere in atto tutte le procedure in ambito lavorativo, ma anche in ambito, diciamo, di prevenzione sanitaria pura, che possono determinare, che meglio, che scongiurano l'aggravamento della patologia stessa. Quindi una campagna di screening della maculopatia nell'ambito della sorveglianza sanitaria è una campagna giustificata dalla tipologia e gravità della malattia e soprattutto dalla capacità di intercettare i primi segni, i primi sintomi e contrastare, se non addirittura annullare, l'effetto aggravante. Ecco, mi sono permesso anche quindi di rappresentare in queste slide, ma anche nel documento che poi, se la commissione vorrà, il mio istituto potrà formalmente trasmettere unitamente anche le slide eventualmente, di prospettare diciamo, un'ipotesi che è quella appunto di un esame del fondo oculare nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, non in tutti i momenti della vita lavorativa, ma in particolar modo all'età di 50 anni. Perché 50 anni? Perché in coincidenza con i 50 anni, per tutti i sorvegliati, i lavoratori adibiti a vita terminale che sono sorvegliati, non tutti i lavoratori sono sorvegliati ancorché non diciamo, svolgano attività diverse da quelle da vita terminale, ma che prevedono anche l'impegno visivo importante. Dicevo, all'età di 50 anni vi è insorge meglio l'obbligo biennale della visita periodica di idoneità alla mansione di video terminalista. Ecco, in coincidenza con questa età potrebbe essere proposto un sistematico screening clinico attraverso il fondo oculare o anche strumentale, se non in modo da poter intercettare diciamo, i primi segni di una evoluzione maculopatica. Ovviamente, se il lavoratore accusasse a partire da questa età, ma anche prima, un'accentuazione di disturbi visivi, per lo più stanchezza visiva o astenopia, come viene richiamata in altri versi, ecco, a questo punto il lavoratore potrebbe anche chiedere lui la visita al medico competente, che riconduce questa alla necessità di un accertamento di screening della maculopatia, e quindi torniamo sempre all'efficace azione preventiva. Ovviamente può aiutare questa azione preventiva e di screening anche la individuazione di fattori di rischio per la maculopatia, quindi andare attraverso una mappatura di rischio dei lavoratori esposti a video terminali, agevolare l'attività di screening, che risulterebbe, quindi a nostro avviso potrebbe risultare, perdonate, a nostro avviso, indicata per i soggetti ovviamente miopi, tanto è che una delle forme appunto è la maculopatia miopica, per i fumatori, per i pazienti diabetici, per i pazienti ipertesi. La finalità di un provvedimento di tal genere sarebbe quello appunto di intercettare precocemente e quindi di efficientare un'attività di prevenzione nei confronti di una malattia molto grave che mette a repentaglio la funzionalità dell'apparato visivo. Io ho finito per quanto attiene alla mia presentazione. Grazie. Sì, grazie, grazie dottor Rossi per diciamo, questa relazione dettagliata, molto chiara. Noi le chiediamo ovviamente di poter ricevere le slide insomma, presso gli uffici della nostra commissione, così poi da condividerli con tutti i commissari. Io vedo collegati da remoto ci sono dei colleghi, quindi chiedo se ci sono delle domande, altrimenti insomma, passiamo. C'è forse il relatore, che è senatore Laus, che vuole intervenire? Mi dicono? Forse no? Non lo so. Ho alzato la mano.
Non so se il senatore Laus collegato da remoto vuole intervenire. Ci dice di no, quindi insomma no. Credo che diciamo le slide anche qui i colleghi in presenza insomma ritengono molto chiara la, diciamo, la sua relazione, che tra l'altro io penso poi il disegno di legge al di là diciamo della correlazione tra l'attività lavorativa e l'insorgenza della malattia punti soprattutto alla tutela del lavoratore proprio nel percorso di vita che oggi si svolge, anche insomma dovuta all'età pensionabile molto alta, diciamo all'interno del appunto del contesto lavorativo. Quindi insomma la ringraziamo per ora e buon lavoro. Grazie a lei, Presidente, grazie a tutti gli altri componenti, buon lavoro anche a voi. Buona giornata. Altrettanto. Allora, abbiamo collegato adesso il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il dottor Bruno Giordano. Buongiorno, direttore. Era collegato? Lo recuperiamo. Se ci sentite all'ispettorato, purtroppo non ci arriva il vostro audio. Siete solo collegati in video.
Ecco, il dottor Giordano sta arrivando. Buongiorno, sono Giordano e sono qui, scusate il ritardo, ma ero. Sì, direttore, buongiorno. Buongiorno, Presidente. Possiamo far ripartire il segnale? Grazie. Facciamo ripartire il segnale e possiamo procedere. Sì. Prego. Grazie, grazie innanzitutto dell'audizione e della possibilità che ci date di esprimere il parere, l'opinione, il punto di vista sul disegno di legge 1419 all'attenzione dell'eccellentissima Commissione. Il disegno di legge si occupa sostanzialmente nell'ambito della tutela del lavoro ai videoterminali di una introduzione del comma 1 bis all'articolo 176, cioè sorveglianza sanitaria in materia di lavoro ai videoterminali. Mi corre l'obbligo dire che questo obbligo di sorveglianza sanitaria è ampiamente osservato dalle imprese, dalle pubbliche amministrazioni, perché si applica a tutto il lavoro pubblico e privato. Non ci sono segnalazioni di particolare gravità, sia per la sorveglianza sanitaria che spesso è richiesta dagli stessi lavoratori o dalle stesse lavoratrici, sia per una questione tecnologica, informatica della qualità degli apparecchi telematici, dei videoterminali che oggi noi tutti utilizziamo, soprattutto il video. Le uniche come dire, segnalazioni che ci vengono fatte non è sulla sorveglianza sanitaria che avviene periodicamente o sulla qualità del video, ma sulle ore di lavoro al videoterminale, perché c'è un monte ore settimanale che invece nella pratica spesso viene superato per esigenze lavorative o per il completamento del lavoro che si svolge al videoterminale. Ecco, quindi l'idea di agganciare la scusate, la sorveglianza sanitaria al rischio di maculopatia con il controllo del fondo oculare e della retina è una segnalazione che in verità da anni arriva dalla scienza oculistica e soprattutto dall'ergonomia. Perché ricordiamoci, lo dico brevemente per non annoiare nessuno, che il lavoro al videoterminale presenta delle caratteristiche di rischio, tant'è che è stato normato a livello europeo e poi anche a livello nazionale. Ma questo rischio derivava molti anni fa dalla qualità del video, cioè dello schermo. Le direttive specifiche e il decreto 626 e poi oggi il testo unico 81 hanno opportunamente sulla base di forti dati scientifici, concentrata la sicurezza del videoterminalista non solo sul momento tecnico, cioè sulla qualità del video, ma sulla postazione e quindi sulla seduta ergonomica, sulla qualità del video, sulla luminosità, sulla luminanza, che sono come noto due concetti diversi, e sulle ore di lavoro al videoterminale. Questi sono soprattutto gli aspetti principali. Sto presidente. Il rischio del lavoro al videoterminalista, il rischio principale, è quello della astenopia del videoterminalista, cioè la stanchezza visiva, ecco, detto in modo non prettamente scientifico. Scusate se cito me stesso, ma lo devo fare per correttezza nei confronti della Commissione. Siccome sono l'unico pretore che al mondo ha pronunciato nel 95 una sentenza per lesioni da videoterminale, per la stenopia di una videoterminalista dell'ENA, allora dell'ENEL, devo anche dire che oggi una sentenza simile non avrebbe molto senso, lo dico per correttezza, perché le qualità del lavoro al videoterminale, dalla seduta ergonomica al tavolo ergonomico, ma soprattutto la qualità del video, sono migliorate di anni luce. Quindi quel rischio di stanchezza c'è soltanto
di astenopia c'è soltanto per la quantità di ore al video terminale, non per la qualità del video. Chi se lo ricorda, 20 anni fa c'era il cosiddetto flickeraggio, cioè noi guardavamo il video e un po' tremavano, i caratteri tremavano. Oggi questo non esiste più da nessuna parte, né, in nessuna qualità del video, nemmeno sul telefonino. Quindi concentrarsi sulle maculopatie, e cioè su una eventuale lesione della retina che può portare a una caduta della capacità del visus, della capacità visiva, è fondamentale. È fondamentale perché questo è un nuovo rischio che, attenzione, può essere anche precedente o successivo all'uso del video, a meglio, all'abuso del video terminale, cioè io potrei anche avere già una maculopatia e devo essere sorvegliato perché dovrei non lavorare al video terminale o fare meno ore, oppure usando troppo il video terminale potrei aggravare una situazione di maculopatia. Questo ovviamente sarebbe solo un problema successivo di nesso di causalità tra l'uso del video terminale e l'eventuale maculopatia, però in termini preventivi, cioè di prevenzione, che la sorveglianza sanitaria specifica sul video terminalista si estenda come propone il disegno di legge in parola, è cosa che a noi pare ulteriormente opportuna e sicuramente efficace. Aggiungo solo una considerazione finale e poi mi rimetto alle eventuali domande e osservazioni del Presidente e comunque di tutta la Commissione, che quando parliamo di lavoro al videoterminalista, cosa che leggemmo per la prima volta nel decreto 626 del 94, quindi 28 anni fa, sembrava quasi una pretesa da fantascienza. Oggi il lavoro al video terminale è quello che facciamo tutti, che sarà fatto per le prossime generazioni, quindi occuparsi di sorveglianza sanitaria oggi, quindi di prevenzione a livello sanitario, fermo restando quello tecnico di cui abbiamo parlato, vuol dire sicuramente prevenire delle malattie professionali o comunque delle sindromi che possono accadere per il futuro. Preciso, malattia professionale perché la maculopatia potrebbe essere malattia professionale, mentre l'astenopia non è una malattia ma è una sindrome. Noi comunque dobbiamo occuparci del benessere psicofisico del lavoratore e della lavoratrice, quindi o sindrome o malattia sul piano medico-legale, se si fa questa sorveglianza sanitaria, ovviamente è molto molto meglio. Io ho cercato, Presidente, di essere sintetico perché non so i minuti che mi mettete a disposizione, però credevo così di dare dei sufficienti elementi. Volevo aggiungere solo una cosa, ma è proprio una battuta, non rubo altro tempo, che quando parliamo di lavoro al video terminale o dei video terminalisti, quindi lavoro con uno schermo, al di là del monte ore di cui già si è parlato, noi dobbiamo considerare che è un'attività che viene svolta in tutti i luoghi di lavoro, ma soprattutto Si è quindi bloccato. o privati o pubblici. Ovviamente la natura del rapporto di lavoro non cambia nulla da questo punto di vista. Uffici che presentano, come ci hanno spiegato molti esperti di inquinamento ambientale, il cosiddetto inquinamento indoor, cioè la presenza di sostanze, di luce, di aria, di circolazione di aria, aria calda, aria fredda e altri che incrementano l'eventuale lesività, o meglio, il rischio di una postazione di lavoro. Quindi, siccome chi si occupa dell'aria condizionata o della luce o del video terminale è comunque l'RSPP, è il medico competente che deve osservare tutta la postazione individuale, non c'è cosa migliore di come dire, integrare la sorveglianza sanitaria anche da questo punto di vista. E ricordiamoci che
il giudizio del rischio, la valutazione del rischio, la valutazione del rischio da video terminale è strettamente personale, individuale. In una postazione dove sono io in questo momento che sto guardando il computer e parlo a voi, c'è una certa luminosità, una certa luminanza, o una sedia ergonomica, o un video che ha 35 centimetri, eccetera, eccetera. Ma io ho gli occhiali perché sono anche miope, ho una certa qualità. Se al mio posto in questo momento mi alzo io e si siede una persona che non è miope, le condizioni cambiano. Se si siede una signora che è in gravidanza, per esempio, quindi ha altri problemi di postazione sulla sedia, la valutazione a sua volta cambia. Quindi tutto questo si riassume in un'unica locuzione, in due parole: sorveglianza sanitaria, che è strettamente individuale e personalizzante. Mi taccio, Presidente. Grazie, dottor Giordano. Sì, io la ringrazio. Ci sono delle richieste da parte dei senatori, tra l'altro una precisazione, perché prima ho detto che il relatore era il senatore Laus, ma invece è il senatore Floris. C'è una domanda da parte del senatore Romano. Prego. Sì, salve. Buongiorno a tutti, grazie per la relazione. Buongiorno. Mi sentite? Sì, io sì, ma non la vediamo, senatore Romano. Sì, sono in un luogo dove purtroppo non prende bene, per cui se accendo il video bene, bene. È probabile che la connessione non vada. Va bene. Quindi, diciamo, a scopo prevenzionistico rimango in tema, è meglio non accendere. Quindi grazie per la relazione, è stato chiaro. In realtà la domanda, e poi nel corso della stessa la domanda che volevo fare ha trovato già una risposta da quanto è stato detto. Però ecco, quello che volevo dire per quanto riguarda la valutazione del rischio, giustamente si è detto che la qualità delle strumentazioni oggi a disposizione abbattono molto questo famoso rischio, e che oggi più che altro lo stesso è strettamente legato alla qualità, per meglio dire, chiedo scusa, la quantità di ore di lavoro prestate continuativamente davanti ad un video senza le pause, e anche all'ergonomia della postazione. La domanda che faccio è se nella valutazione del rischio può avere anche un'incidenza la tipologia di lavorazione, sempre legato anche alla come dire, alla soggettività del caso. Penso ad esempio a chi deve essere per tante ore, per tanti giorni, per tanti mesi addetto alla lavorazione di file di Excel, ad esempio, quindi con... l'abbiamo perso, non lo sentiamo più. Sì, è saltata la connessione, però se abbiamo il diritto... Senatore Romano, grazie. Ci scusi per un momento, è andata via diciamo la connessione, che non è stabile, quindi abbiamo perso un pezzo dell'intervento. Allora, da qua non so... Da che quando cose stava parlando delle tante ore che una persona è costretta, diciamo... a stare davanti allora al video. Si era appunto detto che oggi non è tanto la qualità della strumentazione che va ad incidere sulla valutazione del rischio, perché chiaramente si sono fatti passi avanti, quanto la quantità di lavoro, di ore che si prestano davanti al video. La domanda che pongo è sempre anche tenendo conto delle caratteristiche più soggettive che oggettive in questo caso, se può incidere sulla valutazione del rischio anche la tipologia di lavorazione. Penso al caso in cui ci siano lavoratori che per lunghi mesi sono addetti ad esempio ad Excel, ai file Excel, quindi all'inserimento di dati, di formule, diciamo anche su terminali magari, insomma, che possono
portare ad un affaticamamento della vista oltremodo. Quindi se effettivamente oltre al numero di ore anche la tipologia di lavorazione informatica può andare ad incidere sulla valutazione del rischio. Grazie. Grazie senatore Romano, ci sono altri interventi? Io se posso. Prego senatore Romagnoli, prego. Grazie presidente. Direttore, buongiorno, grazie per la relazione. Giro una domanda a tutti quanti che mi è stata fatta da un mio ex cliente di cui parlavamo, è un datore di lavoro di un'azienda importante. E mi diceva, ma perché non è previsto per le aziende che prevedono la qualità dei terminali piuttosto che dei luoghi del posto di lavoro, piuttosto che la qualità della vita in ambiente lavorativo proprio? Perché non è previsto un premio oppure comunque una classificazione delle aziende in modo tale che l'azienda che si cura della sicurezza piuttosto che della qualità della vita nel posto di lavoro, comunque è un'azienda che viene riconosciuta in un certo livello piuttosto che un'altra che non lo cura. Solo questa domanda perché voglio sapere il suo parere. Grazie. Grazie senatore Romagnoli. Ci sono altri interventi? No. Allora, prima di lasciare la parola al direttore Giordano, io volevo appunto rispetto all'intervento precedente dell'INAIL dove parlava appunto della sorveglianza sanitaria con ovviamente l'esame che è da fare invasivo, pertanto siccome la sorveglianza sanitaria viene fatta in genere nell'orario di lavoro, insomma non consigliato, però la domanda mia è solo una questione organizzativa. Dell'organizzazione lavorativa, perché io posso comunque, insomma, io azienda che tutelo appunto, devo tutelare la salute e sicurezza del mio dipendente, mi organizzo per un esame che può essere invasivo in un orario, diciamo, di lavoro che, cioè in un orario che è successivo a quello di lavoro, insomma, compatibilmente ovviamente con l'attività lavorativa. Ho terminato e lascio la parola al direttore Giordano. Va bene, grazie Presidente, grazie delle domande. Comincio in ordine come dire, da quest'ultima domanda. Io non sono un medico del lavoro, non sono un medico, quindi sulla invasività dell'accertamento di cui parla poi l'articolo 3 del disegno di legge. Non sono la persona adatta, non sono competente, però posso dire, perché questo è un dato che ci risulta, che quello del videoterminalista è uno dei rischi su cui c'è più sensibilità perché è il più sentito, cioè non mi risultano casi di persone che nel momento della visita periodica come videoterminalista si siano sottratti a questo perché tutti hanno la sensibilità e come dire, l'interesse a sottoporsi a questo tipo di controllo visivo. Sulle altre due domande, innanzitutto quella del senatore Romano sulla tipologia di lavoro. La risposta è nettamente sì alla domanda del senatore Romano, cioè la tipologia di attività che si svolge al videoterminale influisce senz'altro. Faccio una prima considerazione e due esempi. Influisce perché al videoterminale noi prestiamo, come quando leggiamo un libro o vediamo un film, una diversa attenzione in base all'interesse che abbiamo in quel momento. Ovviamente la curva dell'attenzione, la concentrazione è legata anche al ruolo, alla responsabilità, a quello che stiamo facendo. E questo crea uno stress, ovviamente psicofisico, che porta ad aumentare o diminuire la nostra curva di attenzione in relazione all'attività. La sentiamo più. Abbiamo noi un problema di trasmissione? In una torre di controllo in un aeroporto in cui in base a quello che guardo al videoterminale o eventuale errore che posso fare al videoterminale,
ne posso provocare un disastro da lì a qualche minuto. Allora questo cosa significa? Che l'attenzione fa parte del lavoro al videoterminale. La qualità del lavoro con il tipo di attenzione, il tipo di responsabilità ed eventualmente anche il tipo di controllo che c'è sul mio lavoro. Il risvolto di questa domanda molto opportuna del senatore Romano sotto questo punto di vista, attenzione, riguarda non solo il lavoro, ma la vita sociale. È importante questo perché la stenopia del videoterminalista è sostanzialmente una sindrome di stanchezza, una stanchezza oculovisiva, che poi secondo la scienza medica porta anche ad una distrazione, addirittura anche una perdita della libido, può portare anche ad una deconcentrazione nelle attività post-lavorative. Cioè io ho lavorato troppo al videoterminale, stasera vado a casa, guardo la televisione o vado al cinema, ho gli occhi stanchi e quindi mi affatico successivamente. È una fatica che può arrivare anche dopo le ore di lavoro, dopo che timbro il cartellino. È questo che interessa del lavoro al videoterminale in punto di sorveglianza sanitaria, ma non per particolare pignoleria, ma salute previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e recepito nel testo unico sicurezza lavoro all'articolo 2 lettera O, dice proprio il completo benessere fisico, mentale e sociale. Quindi il mio benessere, il mio concetto di salute che devo tutelare attraverso anche la sorveglianza sanitaria non si ferma dalle 8 alle 2 o comunque quando finisco di timbrare e timbro il cartellino, ma riguarda tutto il benessere anche sociale, quindi la vita che ho diritto a fare dopo che vado a casa, nella mia vita privata, ricreativa e quant'altro. Ecco perché conta molto l'attività, la qualità dell'attività che si svolge, la responsabilità di quell'attività, perché tutte queste cose insieme fanno sì che la nostra attenzione, quindi lo stress psicofisico del lavoro e il videoterminale, sia diverso. Credo di averlo spiegato. Se non sono chiaro, ritorno volentieri sui concetti. Per quanto riguarda la domanda altrettanto opportuna del senatore Romagnoli, cioè sulla, come dire, premialità delle aziende che osservano le norme in materia di sicurezza, già esistono questi sistemi premiali, addirittura preventivi, incentivi attraverso bandi ISI dell'INAIL, una parte di defiscalizzazione, la premialità nei premi assicurativi dell'INAIL. Però teniamo, io diciamo così da giurista direi a me stesso questo, teniamo ferma la barra sul rispetto delle norme, nel senso che è obbligatorio pagare le tasse, è una violazione non pagarle, non è che possiamo premiare chi paga le tasse come se ci facesse un grande sforzo, sta facendo il suo dovere. Casomai dobbiamo avere gli strumenti per sanzionare chi non le paga. Però la premialità è bella per la sicurezza, è un fatto positivo. Ma attenzione, rispettare le norme in materia di sicurezza deve essere normale, è un dovere normale, non legato a un premio. Alla premialità noi dobbiamo legare la promozione della sicurezza, cioè anche la promozione tecnologica, intellettuale, chi fa degli investimenti, chi fa degli sforzi, industria 4.0, la defiscalizzazione, i premi dell'INAIL, vanno tutti in questo senso, aiutare chi fa di più di quello che è il minimo indispensabile, perché porta avanti anche gli investimenti e la tecnologia. Questo credo che sia un principio che su cui ovviamente è la politica che si deve pronunciare, ma tecnicamente chi non osserva le norme in materia di sicurezza non lo fa non perché gli manca un premio, mi permetto di dire questo, ma perché conta sulla possibilità di sfuggire all'applicazione della norma, cioè intanto risparmio, poi forse i controlli non arrivano proprio e quindi
me la cavo così, ecco. Quindi è questo il sistema che deve ingranare. Più controlli, sistema di controlli e il costo, al fine di non pensare io mi evito questi costi e tanto non mi controllano mai. Grazie direttore, concordo assolutamente, soprattutto con l'ultima parte del suo intervento. Io a nome della Commissione la ringrazio e le chiederei, se possibile, perché so che i colleghi poi lo chiedono, anche se ci può inviare poi una memoria di questo suo intervento, perché così insomma sarà utile poi per insomma, la discussione generale e la fase emendativa. La ringrazio. Va bene, grazie. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie direttore. Grazie. Grazie a tutti dell'attenzione e dell'onore che mi avete dato anche oggi. Grazie. A lei, arrivederci.